Accademici, possiamo iniziare la nuova rassegna di conferenze primavera 2016. Come prima cosa, come al solito, però lo faccio volentieri, ringrazio il museo sia come direzione sia come personale che sono sempre molto gentili, molto disponibili e ci consentono di realizzare queste rassegne. Quest'anno gli argomenti, come sempre, saranno molto interessanti. Avete trovato nel vostro posto, vi è stato consegnato direttamente il programma, comunque questo stesso foglio che avete trovato qua, se per caso non l'aveste, o potete richiederlo alla fine della conferenza, oppure sul nostro sito internet www.astropolaris.it lo trovate, lo stesso file che è stato stampato. Gli incontri, vi faccio proprio, li scorro brevemente, li leggo assieme a voi. Oggi viene a trovarci il nostro amico Marco Bruno, che è un membro del consiglio direttivo dei nostri omonimi, presidente, allora basta, quest'anno allora. Ok, allora è presidente del circolo pinerolese Astrofili Polaris, quindi c'è un Polaris anche a Pinerolo. E ci parlerà il mistero del cielo oscuro, quello che ne parla lui, e poi avremo modo di seguire la sua conferenza. Poi il mese prossimo, il 20 febbraio, il nostro segretario invece, che è qua presente, Alessandro Raffaele, ci parlerà delle galassie in fuga, e vedremo di che cosa si tratta. Poi il terzo appuntamento a marzo, 19 marzo, verrà Corrado Lamberti, che è un nome piuttosto noto nel campo astronomico italiano e non solo, che è un astrofisico, un divulgatore scientifico, lui è stato il fondatore della rivista L'Astronomia, mi sembra Margherita Hack, tanti anni fa. E adesso ha fondato anche la rivista Le Stelle, se non sbaglio. E ci parlerà del bosone di Higgs, non è una parolaccia, è una particella prevista da certe teorie fisiche, che peraltro poi cozza con altre teorie fisiche, per cui vabbè, adesso sembra che finalmente questa particella sia stata scoperta, sembra, così almeno ci hanno detto, e vedremo un po' le conseguenze di questa possibile scoperta. Concluderà la rassegna una giovanissima nel senso che si è laureata in astrofisica poche settimane fa, Giovanna Ranotto, questo astrofisico dell'Osservatorio Planetario di Torino, e ci parlerà la cacciatrice di pianeti. Ora su questo volantino c'è un titolo ancora provvisorio, in realtà poi il titolo, perché doveva ancora laurearsi e non aveva tempo di darci un titolo definitivo. Ci parlerà, se non sbaglio, di ricerca di pianeti, anche pianeti extrasolari e di certi tipi di stelle, nane rosse. Comunque, non vi dico nient'altro, se no non venite più, invece potete venire alle varie conferenze. Quindi, poi, come prima di lasciare la parola a Marco Bruno, volevo soltanto ricordarvi che l'associazione Polaris ha traslocato dopo tanti anni, dopo 17 anni di permanenza in piazza Palermo La Foce, ha traslocato, non è stata una decisione volontaria, ma in qualche modo era quasi auspicata. Dopo i ripetuti allargamenti in cui eravamo soggetti, essendo una zona davvero poco felice, il comune ha deciso lo sgombero di quei locali e ora siamo stati rilocati in una nuova sede che si trova in salita superiore della Noce, che è a San Martino, molto vicino all'ingresso principale dell'ospedale, dove ora c'è quel cantiere che dura da anni, per intenderci. Lì noi continuiamo le nostre attività, sul nostro sito troverete tutti gli appuntamenti. Tra i vari appuntamenti voglio solo ricordarvi quello del corso base. Ogni anno l'associazione organizza un corso di astronomia, quest'anno siamo arrivati alla decima edizione, quindi un corso che diciamo nel corso del tempo è stato rodato abbastanza, è stato ottimizzato, è un pacchetto abbastanza che funziona abbastanza bene. Quest'anno il corso inizia il 31 marzo, avrà sempre cadenza settimanale tutti i giovedì sera nei locali della nostra sede, quindi a San Martino, e gli argomenti li trovate sul sito come al solito, o se volete questi volantini
blu che trovate qua sono quelli del corso. Se volete poi informazioni, adesso è inutile descrivere tutto, se volete informazioni alla fine della conferenza ci chiedete, noi richiediamo, senza impegno, però la richiediamo per motivi organizzativi, una preiscrizione, cioè se è possibile, se siete interessati, sappiateci dire, dateci le vostre informazioni, i vostri dati, sappiateci se avete intenzione di partecipare, perché dobbiamo vedere quante persone partecipano. Se infine siete interessati comunque alle nostre attività in generale, poi alla fine sempre della conferenza abbiamo delle brochure con tutte le nostre, i nostri dati, una descrizione di chi siamo, cosa facciamo, da dove veniamo, eccetera eccetera. Vabbè, direi che mi sembra di aver detto tutto. Se qualcuno fosse interessato, appunto, ripeto, alle attività dell'associazione, indipendentemente anche dal corso base, ce lo può chiedere quando volete, ci mandate una mail, ci telefonate, ce lo chiedete adesso, venite a trovarci in sede senza nessun impegno venerdì sera e basta. Direi che ho detto tutto, non ho più tempo a Marco Bruno, e quindi diamo il via con la sua conferenza, questa rassegna. Buon ascolto e grazie a tutti per essere qua. Che ovviamente mi incute un po' di timore e mi fa molto piacere. La conferenza che vado a fare non è tutta farina del mio sacco, deriva da un lavoro di Claudio Lidoro. Claudio Lidoro è un professore che abita vicino a Cremona, laureato in astronomia a Bologna, è un ottimo divulgatore, ha fatto un bellissimo lavoro che mi ha gentilmente concesso. Io ho un po' condito con cose mie, ha aggiunto qualche slide, ha aggiunto un po' di iscrizioni e ne è venuta fuori questa conferenza. Quindi, intanto per cominciare, un onore e ringraziamenti a Claudio Lidoro per avermi concesso il materiale per questa volta. La conferenza nasce da una domanda antica e molto semplice. Perché il cielo... Perché il cielo stellato è scuro? Il 2015 è stato l'anno della luce per l'UNESCO e allora dico perfetto, cominciamo il 2016 con l'anno del buio, almeno per contrappasso con l'anno della luce. Perché il cielo notturno è oscuro? La domanda è facile facile, sembra persino banale, sembra stupida, dice beh, è molto semplice, è come dire questo all'olio perché non c'è il sole, ci può scommettere. Risposta, hai ragione, sono proprio stupido. Ma in realtà, pensandoci un momento, è vero che non c'è sole, ma non siamo così sicuri che la risposta sia corretta, perché comunque di notte ci sono le stelle. Allora, perché le stelle non tappezzano il firmamento e fanno di notte luce come di giorno? Di nuovo sembra una domanda oziosa, ma in realtà deriva da delle premesse molto precise. Tanto per cominciare, le stelle sono tantissime, nella nostra sola galassia circa, come ordine di grandezza, 200 miliardi, e si stima che esistano circa, sempre come ordine di grandezza, almeno 200 miliardi di altre galassie. Per cui il numero di stelle sembra una cosa per noi umani abituati a contare fino a 10 sulle dita pressoché infinita. Ma non basta un numero quasi infinito di stelle per illuminare il cielo notturno. La domanda, che sembra sciocca, in realtà scopriremo che è insidiosa, che ha una risposta non facile, con, spero, qualche sorpresa in agguato. Tanto per cominciare, come nasce? Negli ambienti scientifici questa domanda era nota come il paradosso di Olbers. Chi era Olbers? Heinrich Wilhelm Matthias Olbers era un medico, mi pare danese, Olbers, che per hobby, per suo divertimento personale, faceva, diremmo oggi, l'astrofilo, allora dicevano l'astronomo dilettante. Fu un astronomo dilettante di altissimo livello perché, fra le altre cose, collaborò con, ad esempio, con padre Piazzi alla scoperta di Cerere. Quando Piazzi scoprì il primo asteroide, che era Cerere, all'osservatorio di Catania, poi per motivi
meteorologici non poté più osservarlo nelle sere successive, però grazie allo scambio di corrispondenze con Olbers fu quest'ultimo che riuscì dalla Danimarca a continuare le osservazioni di Piazzi e permettere di calcolare l'orbita. Ups, chiedo scusa, ho qualcosa che non collega. C'è di più, Olbers fu lo scopritore di alcuni pianetini dopo aver collaborato per scoprire Cerere, che fu il primo asteroide scoperto. Olbers scoprì Pallade e Vesta, si occupò di comete, fece delle ipotesi sull'origine degli asteroidi e, fra le varie altre cose, formulò questa domanda. La domanda nasce da un'ipotesi che è questa. Noi sappiamo dai tempi di Copernico e di Galileo che il sistema solare, la Terra non è al centro dell'universo, orbita attorno a un Sole, che quindi non ha una posizione privilegiata nell'universo. Sappiamo, qui ormai siamo a metà dell'Ottocento, che la Terra fa parte di un sistema stellare che chiamiamo galassia. Vediamo innumerevoli altre stelle, quindi dobbiamo dedurre che la Terra non sia in un posto particolare. Se ne deduce che se il posto in cui stiamo non è particolare, l'universo deve essere infinito. Questo è un salto logico non immediato, ma non c'è modo, non c'è motivo per supporre una fine dell'universo. Che l'universo sia immutabile, di nuovo siamo nell'Ottocento, le stelle sono fisse e sono ferme, a parte qualche occasionale nova e fenomeni transienti del sistema solare tipo le meteore, le stelle, il firmamento sembra immobile e omogeneo. Di nuovo, se noi abitiamo in un posto non speciale, altri posti devono avere grosso modo la medesima densità di stelle. Allo stesso modo è isotropo, che è una parola che indica che non esiste una direzione privilegiata. Qualunque direzione, destra, sinistra, alto, basso, sopra e sotto, davanti e dietro, devono essere analoghe nell'universo, non devono trovare più stelle da una parte finché da un'altra. Se mettiamo così le cose, vengono fuori delle incongruenze. Immaginate di essere in un bosco. Se il bosco non è molto fisso, molto fitto, fra un albero e l'altro voi vedete il cielo. Se il bosco è molto fitto e voi siete dentro al bosco, in qualunque direzione vedete un tronco d'albero. Col medesimo identico ragionamento, se io guardo nel cielo, in qualunque direzione io guardi, dovrei vedere il cuore di una stella. Quindi dovrei avere, date quelle premesse che erano valide e considerate accettate ai tempi di Olbers, perché non vi era motivo per confutarle, il cielo dovrebbe essere uniformemente luminoso. In ogni direzione io guardi, dovrei vedere una stella. Se vedo una stella, vorrebbe dire che non solo non vedrei nemmeno il Sole, ma che tutto il cielo sarebbe a circa 6.000 gradi e che la Terra non esisterebbe. C'è qualcosa che non funziona, evidentemente, e quindi si cominciano a fare ipotesi. Per spiegare meglio, in modo un pochettino più matematico, questa idea del bosco finto, immaginate di vedere le stelle in gusci concentrici. Ogni guscio è un po' più distante e quindi vedrò le stelle più deboli, più fioche perché più distanti, però ogni guscio successivo contiene più stelle del precedente. Quindi io mi allontano, le stelle a una distanza doppia sono un quarto meno luminose, ma sono quattro volte di più. A una distanza tripla avrò stelle un nono di luminosità, ma nove volte più fitte, più numerose. Quindi alla fine, se io vado avanti con gusci all'infinito, in ogni punto vedo una stella. Qualcuno provò già a quei tempi a fare due conti. Se i gusci sono infiniti, la luminosità totale dipende da come sono distribuite e dallo spessore dei gusci. Quindi, se io seguo quello che ai tempi di Olbers era considerato il principio cosmologico, ovvero uniformità, isotropia dell'universo e infinitezza dell'universo, ne discende che il cielo deve essere luminoso come la superficie del Sole. Mi dicono che ultimamente però il cielo è buio, almeno da qualche miliardo di anni.
Per cui c'è qualcosa che non funziona. Se oggi anche con i più potenti telescopi noi andiamo a inquadrare una fettina di cielo, questo è un ingrandimento di un campo di Hubble verso il centro della nostra galassia, comunque fra una stella e l'altra vediamo del buio, anche nei punti più fitti. Quando qualcosa non quadra, e qui ragioniamo essenzialmente di quella che una volta si chiamava filosofia naturale, ai tempi di Newton per esempio, no? Non c'era una distinzione precisa tra filosofia e scienze naturali, si chiamava filosofia naturale. In filosofia questo è un paradosso, ovvero è un sistema di costrutti, ognuno di per sé logico, che portano alla conseguenza che non è logica e non è accettabile. Quindi bisogna risolvere il paradosso. Facciamo un passo indietro e torniamo a prima del 1576, vediamo perché quell'anno. L'universo era essenzialmente quello descritto dai greci e poi accettato, per esempio, da Dante in quel meraviglioso poema cosmologico che è la Divina Commedia. Il cielo è fatto di tutta una serie di sfere. Queste sfere contengono i sette corpi principali del Sistema Solare, Terra, Sole, Luna e pianeti allora conosciuti. Segue un cielo di stelle fisse, perché ancora ai tempi di Dante e successivamente le stelle erano ben fisse sulla volta celeste, e poi un empireo, che è il cielo dove abitano gli eletti. Sopra di questi il motore, identificato automaticamente con la divinità, che pone tutto questo in moto per la gioia di noi umani sulla Terra. Questo universo non ha problemi di infinitezza, è un universo assolutamente finito. Non ha senso chiedersi che cosa esiste oltre l'empireo e oltre al motore, perché è tutto qui, è entrocontenuto. Quindi non c'era un problema di porsi, di creare paradossi. Questo non vuol dire che la gente non cercasse di capire un pochettino di più, perché già da quell'epoca venivano fuori racconti, illustrazioni di gente che immaginava di arrivare ai confini del mondo, e non è assolutamente vero che pensassero che il mondo era piatto, cosa ci siamo inventati noi in epoca moderna, ma durante il Medioevo, durante il Rinascimento, il mondo era ben rotondo, però il pittore lo raffigurava il piatto, di arrivare ai limiti del mondo, guardare fuori e vedere i meccanismi celesti, qui disegnati con ruote, con meccanismi, con venti che fanno muovere i corpi celesti. Molto bene, arriva Mr. Dix. Thomas Dix era un inglese che in maniera molto romanzata, siamo dalla parte 500 anni fa, fece un'opera in cui presentò una possibile spiegazione di quello che esisteva al di sopra dei cieli, e lui immaginò per primo in maniera letteraria un universo infinito. Infatti la scritta sopra questa specie di mappamondo di Dix dice questo: questa sfera delle stelle fisse, quella che secondo Dante, ai tempi di Dante, era finita, si estende all'infinito in altezza, e quindi l'immutevole palazzo della felicità perpetua è abbellito da innumerevoli, gloriose e scintillanti luci. Autentica corte degli angeli celesti, di gran lunga superiore al Sole sia in quantità che in qualità, una dimora per gli eletti, priva di dolore, ricordo come perfetta letizia, eccetera, eccetera. Ci sono alcune idee originali. La prima idea originale è di infinitezza dell'universo. La seconda idea originale è che gli altri astri possano essere anche superiori al Sole in luminosità, in quantità, in qualità. Già ai tempi di Dix qualcuno cercò di darsi una spiegazione, e Dix stesso disse queste stelle, che lui era ben conscio già ai tempi che avrebbero dovuto illuminare al giorno il pianeta, non illuminano al giorno il cielo perché sono troppo fioche per poterle osservare. Però Dix non aveva cognizione di ottica geometrica e di propagazione della luce, perché ovviamente questa motivazione, che poteva essere valida ai suoi tempi, non è per noi accettabile.
Entra in ballo Johannes Kepler, Keplero con gli amici. Siamo un po' più in là, siamo ai primi anni del Seicento. Anche Keplero si interrogò sul medesimo problema, perché anche per Keplero, dato l'universo copernicano e date le premesse di infinità dell'universo, ci doveva essere un motivo per cui fra le stelle si vedesse il buio. Per Keplero l'ipotesi fu che esistesse un muro celeste oscuro, ovvero che in realtà l'universo non fosse infinito. Keplero disse, è molto semplice, noi stiamo vedendo la fine dell'universo. Lì c'è un muro oltre cui non possiamo andare, di cui non possiamo dire nulla perché non abbiamo nel 1610 meccanismi di indagine tali da poterlo indagare, e quindi noi non vediamo oltre perché c'è un muro oscuro. Fu l'ipotesi kepleriana del Dark Cosmic Wall. Quindi, ripeto, l'universo non è infinito, delimitato da un confine oscuro, però anche questo non è accettabile perché cozza con una delle premesse del problema, ovvero ci pone in un punto privilegiato. Perché siamo al centro e non, ad esempio, vicino al muro? Saltiamo ancora di qualche anno, qualche decina di anni, e arriviamo a questo signore, Otto von Guericke. Otto von Guericke, magari il nome non mi dice molto, ma chi come me negli anni, tanti anni fa, sfogliava vecchi libri di fisica, si ricorderà un esperimento che era quello delle cosiddette sfere di Magdeburgo. Guericke, lavorando sul lavoro di Torricelli essenzialmente, riuscì a costruire una rudimentale pompa a vuoto e, per dimostrare la forza della pressione atmosferica, costruì due semisfere di ottone, le mise una contro l'altra con una guarnizione con una buona tenuta, aspirò l'aria dalle sfere, dalla sfera costruita in questo modo, e con due tiri di 8 cavalli per parte non riuscirono a separare le due semisfere. La pressione dell'aria sulle semisfere era comunque di parecchie tonnellate e il tiro di 8 cavalli per parte non riusciva a raggiungere la forza così alta. Quindi dimostrò sperimentalmente, scenograficamente, fra le altre cose, l'esistenza della pressione atmosferica e la sua potenza. Su ognuno di noi grava un peso di 15 tonnellate. Abbiamo circa 1,5 metri di superficie dell'epidermide, su ogni centimetro quadrato c'è 1 chilo di pressione, quindi l'aria sulla nostra testa pesa 15 tonnellate. Non ce ne accorgiamo, per fortuna. Il buon von Guericke ebbe un'altra idea. L'idea di von Guericke era che l'universo fosse un'isola nel nulla, leggermente diverso da Keplero. Lui non negava l'infinitezza dell'universo, ma disse: l'universo probabilmente è infinito, ma il posto dove siamo è un'isola, è una zona con stelle che noi vediamo in ogni direzione, ma che confina con l'assoluto nulla. Quindi è comunque un posto privilegiato, ma non c'è un muro, c'è semplicemente un enorme vuoto che ci circonda. Saltiamo dal 1600 al 1900, perché 3 secoli dopo abbiamo ancora il medesimo problema. Siamo ai primi del Novecento, circa 1920, mi pare 1921, ed è in corso un grande dibattito tra questo signore che si chiamava Howard Shapley e Curtis. Qual era il dibattito? I telescopi di allora permettevano di osservare le altre, quelle che oggi sappiamo essere le altre galassie, ma non di risolvere le stelle. Il dibattito era: le altre nebulose, ad esempio la nebulosa di Andromeda, per dirne una, o la nebulosa del Triangolo, M33, o altre, sono esse galassie separate dalla nostra o sono oggetti all'interno della nostra galassia? Se avete seguito un po' l'astronomia sapete che la determinazione delle distanze in astronomia è cosa dell'ultimo secolo ed è estremamente difficoltosa. Quindi ancora esattamente un secolo fa esisteva il dibattito e il dubbio
Venus è come fa. Se le, appunto, le altre nebulose fossero parte della Via Lattea oppure no. In particolare Shapley sosteneva di sì, sosteneva che noi viviamo in un'isola stellare che è la Via Lattea e che tutte le altre galassie, le altre nebulose che vediamo sono in realtà sistemi all'interno della Via Lattea. Egli non aveva modo di misurare delle distanze. Il suo contrappositore Curtis aveva invece accesso ai primi dati osservativi dei grandi telescopi oltre il metro, che permettevano di risolvere, per esempio, la galassia di Andromeda M31 in stelle, e quindi vedeva che erano stelle e poteva farsi un'idea della luminosità media di queste stelle e quindi di nuovo un'idea almeno approssimativa della distanza, e sapeva che erano fuori dalla galassia. Quindi l'idea di Otto von Guericke del 1620, universo isola, ha continuato a essere valida per almeno tre secoli ed è stata confutata soltanto nel 1921 con questo dibattito fra Shapley e Curtis, che è durato un paio di anni, con conferenze, con pubblicazioni, con contraddittori e via così. Bene, in ogni caso, questa è l'ipotesi di Curtis e soci. Quindi, riassumendo, abbiamo tre ipotesi. Una, l'universo ha un limite oltre il quale non si può andare. Due, c'è un muro e quindi si torna indietro. Tre, l'universo è infinito ma non ci possiamo andare perché siamo dentro un'isola di stelle e oltre non c'è nulla. Non c'è nulla. Alla luce di quanto sappiamo oggi e dell'evoluzione del pensiero scientifico, tutte e tre queste motivazioni sono accettabili. Prima perché cozzano con il principio cosmologico di cui sopra, secondo perché oggi poi sappiamo che non sono più vere, non sono mai state prodotte prove a sostegno di queste ipotesi. Ma facciamo di nuovo un passo indietro, torniamo al 600, anzi prima del 700, a Sir Edmund Halley. Chi era Halley? Halley era una persona di estrema rilevanza nei suoi tempi, era astronomo reale in Inghilterra, era professore a Oxford di matematica e usando la matematica cercò di portare il dibattito sull'infinitezza dell'universo in termini matematici. L'ipotesi di Halley era che le stelle non illuminano al giorno il cielo perché quelle più distanti sono nascoste da quelle più vicine. Non sta in piedi su un punto di vista puramente geometrico, però era l'ipotesi che aveva messo in piedi Halley per spiegare queste cose. Halley è stato tra l'altro lo scopritore che alcune comete, tra cui la famosa cometa di Halley nel 1776, erano comete ricorrenti e quindi lui predisse il ripassaggio e l'orbita della cometa di Halley. Bene, qualche anno dopo siamo in Svizzera e c'è Monsieur Jean-Philippe Loire de Chezeaux. Chezeaux era un altro astronomo e fu quello che formulò in termini moderni quello che oggi chiamiamo paradosso di Olbers. Olbers lo discusse ampiamente, pertanto passò alla storia col suo nome, ma in realtà chi lo formulò in questi termini fu Chezeaux. Cosa disse Chezeaux? Non soltanto enunciò in termini moderni il paradosso, ma fece delle ipotesi per spiegarlo. L'ipotesi di Chezeaux fu che il cielo notturno non è luminoso come quello diurno perché le stelle lontane sono oscurate da polveri. Era già possibile con alcuni telescopi vedere nebulose di polvere nella nostra Via Lattea e quindi l'ipotesi fu quella. In realtà il nero che vedo è perché siamo all'interno di una nuvola di polvere che non ci fa vedere oltre. Perfettamente valida come ipotesi, in quanto comunque spiegava i fatti alla sua epoca, quindi era un'ipotesi ponderata e degna di considerazione, al punto che la stessa ipotesi fu accettata anche da Olbers, con cui erano in corrispondenza. Anche Olbers nelle sue corrispondenze, nei suoi scritti, ipotizzò che la risposta data da Chezeaux fosse quella che spiegava meglio le osservazioni.
Lo spazio quindi non è trasparente, le polveri assorbono la luce, però, prendiamo una nebulosa a caso, questa è la mitica zampa di gatto, NGC-6334, gli astronomi danno un nome, una sigla, una lettera, un numero a tutto. NGC vuol dire che queste sono nebulose catalogate da William Herschel e da sua sorella Caroline qualche anno dopo Mista Chaisson. Questa è una nebulosa della nostra galassia e a circa 5500 anni luce da noi, e questa è una fotografia fatta in luce visibile. Allora, voi vedete bene che la nebulosa, io avevo un puntatore che non vedo più, si è mangiato il gatto, probabile. Comunque, anche la nebulosa è circondata e contiene molte aree particolarmente oscure. Allora, è legittimo pensare che in realtà io sto guardando una nebulosa di polvere e in qualche zona vedo attraverso e vedo dei gas illuminati. Però, scusate, non è che spero, ecco, risolto il problema. Però la stessa zona fotografata dal Very Large Telescope dell'ESA giù nelle Ande si presenta un po' diversamente. Tanto per cominciare, già nel visibile con i brillanti vediamo molte più stelle. Secondariamente, il BLT ci può offrire anche una vista infrarossa, e in infrarossa la luce infrarossa attraversa molte di quelle polveri e vediamo che la vista è completamente diversa e clamorosamente diversa. In realtà, anche dove vediamo polveri, il cielo è pieno di stelle. E quindi le polveri fermano la luce visibile, ma non fermerebbero l'infrarosso. Il che significa anche che il cielo sarebbe comunque a una temperatura molto elevata se le nebulose non fermano l'infrarosso. Quindi, dato che questa nebulosa non è solo un caso fortuito, ma è abbastanza una regola, anche qui non ci siamo. Vediamo un'altra nebulosa. Questi sono i mitici pilastri della creazione, che sono dentro l'Aquila M16, basso celestivo. Cosa sono i pilastri della creazione? Sono delle nastri stellari. Questa è una nebulosa che fa parte della nostra galassia, in cui si stanno sviluppando, stanno nascendo delle stelle. Allora, che cosa vedete qui? Vedete questi pilastri, che sono lunghi decine di anni luce, la scala dell'immagine è enorme per i nostri standard, e questi bozzoli che vedete in punta ai pilastri, questi qui, sono, qui ce n'è uno molto distinto, questo qui, sono globuli di Bok, esattamente, sono zone in cui si stanno formando nuove stelle. Le stelle si formano dentro un bozzolo di polvere. Poi, quando la stella è neonata, emette venti stellari e radiazione ultravioletta. La radiazione ultravioletta emessa dalle stelle che sono qui appena fuori dall'immagine è quella che soffia via le polveri nei pilastri della creazione. Quindi, in realtà, state guardando una zona di formazione stellare dove le stelle già formate stanno soffiando via il materiale che oscura le nuove stelle di formazione. Anche qui, questa è un'immagine del 95, questa è un'immagine del 2015, anche le ottiche di Hubble e i sistemi di processo di deformazione sono migliorate negli anni, questa è ulteriormente più bella e più definita, e soprattutto è disponibile in infrarosso. Allora, in infrarosso noi vediamo delle stelle ancora all'interno dei globuli di formazione. Quindi, di nuovo, la regola è che le nubi, anche le più fitte, non fermano tutta la radiazione delle stelle. Quindi anche qui cade l'ipotesi di Chaisson: non bastano le nubi di polvere. C'è un altro concetto anche. Chaisson non conosceva la termodinamica, che stava appena nascendo in quegli anni, si è poi sviluppata nell'Ottocento, non aveva il concetto di